sei praticamente tornato in squadra, che sensazioni stai avendo? Le cose stanno iniziando anche ad ingranare. Sì, no, finalmente una settimana un po' più tranquilla, visto la vittoria di domenica. Ci alleniamo in maniera più tranquilla e prendiamo questo risultato come punto di partenza e non come punto di arrivo. Senti, mi dici come avete vissuto questi due mesi drammatici, probabilmente, che cosa raccontami un po'? Diciamo che io sono con la squadra da Cosenza, diciamo, dopo la partita di Cosenza. Diciamo che non è facile, ecco. Sappiamo tutti che la piazza di Catanzaro non è una piazza facile, però purtroppo dopo un risultato del genere, dopo una partenza un po' così e così, è normale che ci sia un periodo brutto, però l'importante è riuscire ad uscire da questa situazione, e questo si ottiene soltanto con i risultati. Mattia, dopo questa infortunio che ti ha tenuto fuori per 5 mesi abbondanti, hai giocato qualche minutino ad Agrigento, e quindi ancora devi riprendere la condizione migliore, e nelle gerarchie almeno un momento c'è Carcione davanti a te. Insomma, un infortunio ce l'ha avuto ma meno complicato del tuo. Ti sembra un po' di rivivere la situazione dell'anno scorso quando eri arrivato, che non avresti dovuto fare il titolare? O... No, vabbè, è totalmente diverso adesso, perché giustamente tornare da un crociato non è semplice. Però adesso la squadra sta facendo bene, quindi è anche giusto che continuiamo così, e sperando di riuscire ad ottenere sempre i 3 punti la domenica. Sarei tutto l'anno in panchina se vinciamo tutte le partite, quindi magari. È normale che la voglia di giocare ci sia, perché adesso sto pienamente a disposizione, quindi è normale che la voglia di giocare c'è, però davanti non c'è l'ultimo arrivato, ma c'è un signor giocatore, quindi è giusto aspettare la propria occasione per dimostrare quello che ho fatto anche l'anno scorso. Senti, proprio questo grandissimo... come posso dire, grandissima competizione nel tuo ruolo, no? Perché oltre a Carcione, secondo me anche altri giocatori della Rosa hanno le stesse caratteristiche. Questo insomma un po' comporta qualche problema, insomma, giocare insieme con loro l'avete un po' difficile. No, assolutamente, perché ormai giocare a questi livelli non è che siamo più dilettanti, quindi è normale che anche con la parola fra di noi in mezzo al campo, anche se abbiamo caratteristiche uguali, però ci compensiamo, ecco. Quindi credo che non sia assolutamente un problema. Quindi tu credi che, insomma, facciamo l'esempio con Carcione, insomma, sarà possibile giocare insieme? E certo, perché no? Magari. Vabbè, venendo alle tue condizioni, tu adesso stai bene, insomma, credi di avere probabilmente ancora noi 90 minuti nelle gambe, però insomma... No, vabbè, 90 minuti nelle gambe no, però è normale che questo si ottiene quando tu inizi a giocare, quindi aspettiamo l'occasione giusta per entrare in campo e per dimostrare quello che valgo. Anche perché, insomma, sei grandemente atteso, no? Insomma, non solo... dal pubblico, diciamo, dall'ambiente, ma credo anche dallo staff tecnico, insomma, si parla sempre di te come di una possibile carta in più per questo Catanzaro. Speriamo che sia così, e che quando arriva l'occasione la saprò sfruttare, perché come ben sappiamo tutti, se tu vai in campo e non dimostri, è normale che poi stai fuori. Quindi l'importante è che quando arriverà il mio momento mi farò trovare pronto. Tu tra l'altro c'hai un problema in più di dover confermare quanto di buono avevi fatto l'anno scorso, no? Insomma, non è semplice, però l'obiettivo è sempre quello di far meglio, quindi speriamo di tornare come l'anno scorso e meglio, anzi. Maite, come l'anno scorso, ora andiamo a Matera, l'anno scorso un 3-0 senza storie, squadra che ha cambiato l'allenatore, però ha mantenuto più o meno gli stessi giocatori in questo modo, e ha lo stesso obiettivo con cui era partita l'anno scorso, quello che si sono andati. Come si torna da Matera con dei punti in questo? Come si torna da Matera in questi?
Non è semplice perché loro sono una squadra fortissima, creata per stare in alto in classifica, quindi è normale che noi daremo il massimo come facciamo ogni domenica. Come uscire da lì con dei punti non è semplice perché loro giocano in casa, quindi giustamente affronteranno la partita carichi, cercando di portare i 3 punti a casa. Però noi non siamo una squadra scarsa, quindi ci andremo lì a giocare le nostre carte. Senti, cosa dice chi ha iniziato un po' il tuo percorso ora? Mi viene in mente Milik, come se ne esce da questo tipo di infortuni? Meno di Questo 5 mesi è il tuo caso. è il periodo più brutto, anche perché inizia a camminare con il ginocchio che è in uno stato che qualsiasi cosa tu fai può influire nella riabilitazione, nel riprendere a fare quello che facciamo noi, cioè giocare a calcio. Quindi i primi giorni soprattutto è la cosa più importante. Poi il primo mese con la terapia, massaggiatori, certo, io sono stato molto fortunato perché di solito con un crociato ci vogliono circa 5-6 mesi, quindi io a 4 mesi sto benissimo e solamente grazie anche allo staff medico che ho a disposizione. Infatti forse insomma un ringraziamento in più Sì, per no, questo ma già tipo. l'avevo detto anche quando sono andato in trasmissione. Il ringraziamento va soprattutto al dottore Iera, a Saverio Arena, che è il massaggiatore che mi ha fatto la terapia, ad Andrea Cutrupi, che mi ha seguito anche in piscina, diciamo nei momenti un po' più delicati della riabilitazione. E poi grazie anche al dottor De Santis, che fino adesso si è dimostrato un'operazione perfetta, perché il ginocchio non si è mai gonfiato, mai avuto problemi di infiammazione, mai niente. Come se non mi fosse mai successo niente. Quanta voglia hai di giocare? Mamma mia. Neanche lo immaginate, proprio dentro c'ho il fuoco dentro, quindi non vedo l'ora, è normale.